Grande successo per la 21esima edizione del Mad Moda Caltanissetta, organizzato dalla Massimo Pastorello Management con il patrocinio del comune di Caltanissetta. Al Teatro Regina Margherita, 9 designer di moda selezionati fra le 200 richieste pervenute da ogni parte del mondo. La popolare kermesse nissena della moda è stata presentata da Maurizio Diliberto e dalla giornalista catanese Flaminia Belfiore. La regia della serata è stata affidata a Marcello Motta. In apertura presenta la propria collezione lo stilista Eddie van den Kromenager, Olanda, che tra l'altro veste la famiglia reale olandese. Comportamento regale sicuro, infatti, e commovenze accattivanti, le modelle indossano abiti spettacolari e belli. Armonia nei colori, fascino, raffinatezza ed eleganza, sono questi gli ingredienti e gli abiti risultano da favola. Tra gli altri, nel corso della serata, interviene il giovane Luigi Rosignolo, diventato famoso per aver realizzato un video suggestivo, ripreso dall'alto tramite un drone che immortala il capoluogo nisseno recentemente innevato. Un video virale in rete con oltre 20.000 visualizzazioni che ritrae uno splendido paesaggio nordico. Abiti bianchi, neri e rossi tra angeli e demoni. Va in scena la collezione della stilista siciliana di Gela, Eva Sciascia. A ruota il turno della Colombia, rappresentata dalla giovane Lisbeth Comargo, che coniuga la vivacità sudamericana con il glamour. La musica coinvolgente e ammaliante rende magica l'atmosfera. I suoni si fanno sempre più inebrianti. Su musiche poi di Francesca Incudine, sorella del grande Mario, si esibisce il corpo di ballo arabesque diretto da Patrizia Reas. Il sindaco Ruvolo evidenzia l'importanza del rinnovato connubio tra amministrazione comunale e la Massimo Pastorello Management. C'è il nostro impegno a promuovere la moda come arte e cultura. La città oggi incontra il mondo in un incontro internazionale dove prevale la bellezza della creatività. L'assessore Carlo Campione, siamo contenti di promuovere questa iniziativa che è cultura, siamo soddisfatti. A dare manforte l'altro assessore sostenitore dell'evento, Felice Di Erna. Queste manifestazioni devono esserci in città, nonostante le difficoltà nel reperire le risorse. Merito di tutti se oggi va in scena questo evento e un tributo va al suo ideatore Massimo Pastorello. E qui la platea applaude. Leggerezza e armonia, successivamente con la collezione della stilista calabrese Josie Barbaro, che disegna costumi e abiti per l'estate. Ospite d'onore subito dopo la cantante lirica cinese Ong Mei Nye. Canta due brani, Ave Maria e Itivurria Vasà. Applausi scroscianti per elogiare le sue magnifiche doti canore. Lei è stata l'unica artista orientale a cantare per un papa, Giovanni Paolo II. La serata fluidamente prosegue con lo stilista serbo Milos Miletic, che tra le altre cose a Vienna è stato indicato tra i primi 3 designer più bravi della zona balcanica. Sfilano le modelle con abiti da sposa eleganti e originali. Si apre brevemente anche una finestra su Euroform, scuola professionale dei mestieri, che ha 13 sedi in Sicilia. Propone una variegata offerta formativa. Dietro le quinte sono impegnati gli allievi dei corsi Sarto Stilista, Acconciature ed Estetista. Si riprende con la stilista Sharon Marr, Georgia, definita eccentrica. La sua collezione è ispirata alla tradizione locale. Cura le geometrie dei suoi abiti. Nuova esibizione con il corpo di ballo della scuola arabesque con in testa il maestro Alosha. Per la Danimarca c'è Vesna Krivopic. La sua collezione è ispirata ai costumi danesi. Dopo gli interventi dell'imprenditore nisseno, dei profumi di Marco, del professor Vicari, Accademia Belle Arti di Catania, e della dirigente scolastica dell'Istituto Filippo Juvara di San Cataldo, Giuseppina Mannino, c'è la sfilata con in testa il docente Vincent, dei corsisti Euroform. La brava cantante cinese Ong Mei infine regala emozioni con il brano Non ti scordar di me. Molto apprezzata la collezione della stilista nissena Varilù, Valeria Amico, una stilista di accessori. Le modelle sfilano con Signorello, che esprime l'esplosività della donna. Sarà messo in vendita attraverso un'asta e ricavato andrà in beneficenza. Per la Turchia, infine, tramite un video si presenta la collezione dello stilista Emre Erdemoglu. Il sindaco Ruvolo gli consegna una targa per la sua creatività. Debuttò 9 anni fa proprio nel capoluogo nisseno e per la laboriosità del popolo turco. Manda un messaggio di speranza, di libertà e di rispetto dei diritti. Il patron di Mad Moda Caltanissetta, Massimo Pastorello, soddisfatto, alla fine esprime enorme gratitudine per tutti coloro che a vario titolo hanno consentito la realizzazione di questa edizione.